Spettatori di Zona Rossa Web TV, bentornati. È domenica 24 maggio. Torniamo e siamo qui con il nostro consueto appuntamento con Notizie dalla Valle. Siamo sulla pagina Facebook Zona Rossa Web TV e continuiamo questi nostri appuntamenti periodici per informarvi con quello che accade, con quello che sta accadendo nel mondo dell'informazione molisana per quel che riguarda l'emergenza Covid-19. Veniamo subito col dire che i dati stanno tornando ottimali o quasi in Molise. I cluster Rom, soprattutto quello di Campobasso, è stato circoscritto e tenuto sotto controllo, e anche quello di Termoli. In Molise è tornato da regione con indice 1,57 di contagio a 0,75, ma probabilmente nei prossimi giorni potrà ancora scendere, e dobbiamo anche affermare e dire che si stanno facendo molti screening in regione, soprattutto sui soggetti a rischio. E questa è una cosa buona, non sta avvenendo solo in Molise, ma anche in altre regioni limitrofi. Si è scoperto, ad esempio, grazie a questi test sierologici, a questi screening, che in un paese con noi confinante, che si trova in Campania, a Letino, è stato dichiarato zona rossa perché sono stati effettuati dei screening, dei test sierologici. Delle persone risultate positive a questo test sierologico, che è l'esame del sangue, poi sono risultate positive anche al tampone faringeo, quindi hanno dato la positività al Covid-19. Da qui De Luca ha deciso poi di istituire la zona rossa nel comune di Letino, ma questo è stato fatto per isolare quelle persone, poche persone asintomatiche, per fare in modo che queste non si potessero muovere e non possa essere stato creato un nuovo focolaio. Questo è importantissimo, in questo modo si fa prevenzione. Stessa cosa che si attiverà in diversi centri del Molise. Va detto anche che la fase 2 è iniziata dal 4 maggio. I dati in tutto il territorio italiano sono positivi, anzi positivissimi. La curva del contagio si abbassa sempre più giorno dopo giorno. Questo vuol dire che c'è un comportamento più o meno corretto da parte di tutti gli italiani. Aver riconquistato alcune libertà, almeno in parte, anche se si è obbligati ancora a indossare mascherine e dispositivi di protezione individuale, è già tanto. Le attività commerciali, bar, ristoranti, pizzerie hanno iniziato a riaprire. Qualcuno ha potuto gustare un primo gelato estivo, un primo aperitivo, dopo mesi di assenza, ha potuto fare una passeggiata, è potuto andare a mangiare una pizza o nel ristorante di fiducia. Certo, per i ristoratori e gli albergatori la musica è cambiata, devono rispettare numerosissime regole, però bisogna andare avanti poco alla volta e tornare alla normalità. Non si sono registrate altre notizie, soprattutto di cronaca, nella Valle del Volturno, ma in tutta la regione Molise in queste giornate. Noi vi ringraziamo per averci seguito, innanzitutto su Zona Rossa Web TV con la nostra rubrica Notizie alla Valle, e vi diamo appuntamento poi a quella che sarà la prima rubrica della prossima settimana. Da Michele Visco e dalla redazione newsdellavalle.com un saluto a tutti i telespettatori web di Zona Rossa Web TV.